Amiche, amici di Rossini TV, siamo alla Vitrifrigo Arena di Pesaro, dove oggi si tiene l'assemblea annuale dei soci della BCC Banca Pesaro. Ogni anno ovviamente la banca chiama i suoi soci all'approvazione del bilancio e ogni anno poi la giornata si conclude con un gran galà, il galà del socio, per cui seguiremo sia le fasi dell'assemblea e dell'approvazione del bilancio che le fasi preliminari del galà. Tutto questo con le telecamere di Rossini TV. A condurre tutta l'assemblea, anche in veste di presentatore e vari collegamenti a suo carico, è il presidente Massimo Tonucci. Presidente, una giornata straordinaria per Banca Pesaro. Assolutamente sì, una bella giornata, la giornata dove approviamo il bilancio di un anno 2023 eccezionale, eccezionale per il risultato, ovviamente un risultato di oltre 9.800.000 euro che è dovuto in minima parte dall'aumento dei tassi, il resto è crescita della banca, quindi di questo siamo orgogliosi del nostro personale, della nostra direzione generale che sta dando alla banca quell'impulso giusto per la crescita che noi nel CDA, nella governance chiediamo, è una crescita che per la città di Pesaro ci deve vedere protagonisti. Perché dobbiamo essere la banca di riferimento e siamo una banca che può fare tutto ciò che fanno le grandi banche. Noi, grazie al gruppo Icrea di cui facciamo parte, siamo in grado di svolgere qualsiasi tipo di attività, dalla più piccola, le più piccole le facciamo da soli, le medie le facciamo da soli, le grandi le facciamo in pool col gruppo. Di conseguenza il gruppo è stato fondamentale perché oggi con tutta la normativa della BCE, di Basilea 3 e dalla normativa di vigilanza italiana saremmo stati costretti a assumere 10 persone solo per osservare la normativa. Invece il gruppo ci supporta in questo e ci contribuisce nelle attività. E quindi orgogliosi di far parte del gruppo Icrea, orgogliosi della Banca di Pesaro, orgogliosi del nostro personale e abbiamo progetti ambiziosi. Non ci capita spesso di partecipare a delle assemblee di questo genere, ma abbiamo visto proprio, abbiamo voluto vedere gli sguardi del pubblico, perché era un pubblico che si sentiva veramente parte del gioco e si sentiva coinvolto, e voi siete stati molto bravi a coinvolgerlo, e non era presente solo per la ovviamente indispensabile alzata di mano al momento di votare, ma era anche particolarmente attento. Banca Pesaro riesce a far sentire ai suoi soci lo spirito, il vero spirito di partecipazione. Assolutamente sì. Ricordo un socio che purtroppo è mancato per il Covid. Lui ha sempre detto la mia banca è la banca di tutti noi. Ognuno di noi ha una quota societaria, ognuno di noi la vede come la propria banca perché ci si sente a casa. Abbiamo i ragazzi in ogni filiale che conoscono la propria clientela, quindi c'è un rapporto di relazione con i correntisti, che però i correntisti sono anche soci, perché una banca di credito cooperativo per poter essere tale deve avere almeno l'operatività con oltre il 51% relativo ai soci, e noi questo lo vogliamo incentivare sempre più chiedendo ai correntisti di diventare soci. Oggi essere soci della banca non ci sono rischi perché la quota è 154 euro ed è finita lì, nel senso che non dobbiamo aumentare i capitali, noi abbiamo un patrimonio che grazie agli utili accantonati in questi ultimi anni, negli ultimi anni da sempre, da quando è costituita, piano piano è sempre cresciuto, oggi siamo ad oltre 72 milioni di patrimonio di vigilanza, quindi un patrimonio che ci mette in sicurezza da ogni attività, abbiamo coperture per quanto riguarda il credito deteriorato altissime, nella media prevista dalla capogruppo, anzi nella media, nei limiti previsti dalla capogruppo. Quindi siamo una banca molto sana e di questo ne andiamo orgogliosi. Nello stesso tempo diamo sicurezza a chi investe i propri risparmi con noi, perché poi, prima di tutto, la sicurezza. Secondo, devono sapere che i loro risparmi vengono reinvestiti in questo territorio, non in territori diversi dalla città di Pesaro. Quindi cresce la città,
crescono le attività che fa la banca, crescono i contributi che dà la banca per tutte le varie associazioni e quindi la crescita della Banca di Pesaro va di pari passo con la crescita del bene sociale di questa città e questo per noi è un obiettivo importante. E poi si passa al galà, per cui praticamente questo è il modo di trasformare un momento istituzionale, un momento tecnico se vogliamo, in un bel momento di convivialità. È un'idea che state portando avanti, è un'idea che premia, è un'idea che vi vede anche padroni del palco dal punto di vista della performance, insomma state andando verso sempre di più verso una sensazione positiva e gradevole non solo dell'essere parte di una banca e da parte vostra dell'essere nella dirigenza di una banca, ma nel senso vero e proprio di far parte di una comunità. Assolutamente sì, è un piacere avere i soci in una serata del genere, una serata che diventa anche conviviale perché, ripeto, siccome non diamo dividendi, almeno la serata di gala, dopo l'approvazione di un bilancio importante è il minimo che si possa fare, quindi stare insieme e quindi relazione con i soci, relazione con i soci che devono nello stesso tempo raccontare fuori questa esperienza e quindi ogni anno vediamo che si incrementano, la base sociale si deve incrementare, noi puntiamo tanto su questa crescita perché deve essere un punto di riferimento, la banca che cresce con il numero di soci vuol dire che cresce in attività, che cresce in presenza sul nostro territorio, la Banca di Pesaro deve essere la banca di riferimento della città di Pesaro. Questo è il nostro obiettivo e su questo noi spingeremo tantissimo. Manuela Panzieri, neo presidente del collegio sindacale, eletta proprio davanti all'assemblea per un avvicendamento però che abbiamo capito essere di regola. Esatto, è un avvicendamento di regola, quindi il consiglio di amministrazione ha reputato che il nostro operato in questi 9 anni sia stato un operato importante, ha voluto riconfermarci appunto facendo questo avvicendamento, solo per questo insomma. Del resto il presidente, il past president resta comunque nel collegio, no? A tutti gli effetti, per cui questo è il meccanismo. Allora, raccontiamo ai telespettatori di Rossini TV che cosa fa il collegio sindacale, così facciamo anche un po' di formazione oggi. Il collegio sindacale, oltre a presiedere a tutte quelle che sono le riunioni del consiglio di amministrazione, effettua dagli 8-9 controlli annuali su quelle che sono diciamo la corretta esecuzione delle policy della banca, che sono praticamente la parte esecutiva per quello che ci riguarda, quindi il verificare se la parte esecutiva viene fatta in maniera corretta, secondo le regole che la banca ha. Il tutto però ha un aspetto particolare perché questa giornata è una giornata di festa, parte con tutta la parte istituzionale, naturalmente la parte ufficiale, l'assemblea, l'approvazione del bilancio e poi ci si trasferisce dall'altra parte e si sta bene. Si sta bene perché Banca Pesaro è come ci tengono molto a sottolineare anche i componenti della dirigenza, la banca del territorio, molto vicina e ha tanti soci molto affezionati, era molto partecipata oggi l'assemblea. Sì, sì, abbiamo visto anche in assemblea questa partecipazione e la banca del territorio, come il nostro presidente ama ribadire, ma effettivamente è molto vicina sia per quello che riguarda l'aspetto sociale, l'aspetto bancario, perché comunque diciamo che relativamente a quello che è la parte finanziaria, che è l'attivo della banca, cioè quello che è il core business della banca, è molto vicina agli imprenditori, alle famiglie in maniera abbastanza importante. Insomma, possiamo dire che si tratta sempre di occuparsi di numeri, però occuparsi di numeri per Banca Pesaro è un po' più divertente? Nel senso che comunque per quello che mi riguarda, io sono una commercialista, per cui mi ha insegnato a vedere l'altra parte e quindi per me è stata un'esperienza molto molto importante, quindi è una parte di lavoro interessante perché comunque ha arricchito la mia base professionale.
Paolo Benedetti, direttore generale Banca Pesaro. Direttore, una relazione importante di fronte a una platea di soci attenti e anche un po' puntigliosi per arrivare comunque a un bilancio straordinario, apprezzato ovviamente da tutti, al punto che, se mi permetto, c'è stato quasi un chiedere, non dico proprio scusa, ma quasi per questo utile così importante. No, aspetta, scusa no, perché come ho detto anch'io in assemblea, l'utile è fondamentale perché rappresenta il nostro mezzo di patrimonializzazione per patrimonializzarsi sempre di più, ma che poi questo utile, come abbiamo sottolineato, non viene distribuito, viene ridistribuito, ma distribuito alla collettività, ai soci, attraverso le manifestazioni, attraverso contributi e soprattutto attraverso sponsorizzazioni che vanno a beneficio di quelle comunità oppure persone che sono meno abbienti, che sono meno fortunate di noi. Comunque hai detto bene, stasera veramente dei soci molto molto attenti. Chiaramente il bilancio meritava un'attenzione particolare, tanto più che poi c'era anche la parte straordinaria per delle modifiche, lievi modifiche statutarie volute dal nostro gruppo bancario ICREA. Comunque grande soddisfazione, sì, perché poi la partecipazione è segno di vivacità, ma soprattutto di che uno vive, con la banca la vivi e che ci tieni veramente a questa banca di Pesaro che è tantissimi anni che è sul territorio. Io ritengo che noi possa stare almeno altri 100 anni con questo modo di essere banca e di soprattutto ci siamo sempre di più riconoscendo nel territorio. Stiamo diventando quasi un tutt'uno, le comunità che serviamo ormai non è solo più Pesaro, ma abbiamo i nostri territori limitrofi, il comune di Vallefoglia, il comune di Montalabate, territori qua. E abbiamo una buona riconoscibilità anche da parte delle imprese, cosa fondamentale, perché sappiamo che sono il motore per il nostro territorio e la nostra economia. Viviamo su piccole e medie imprese che sono state capaci prima di passare un momento veramente terribile, scusate, passatemi il termine, con la pandemia e tutto quello che ne è conseguenza, ma abbiamo dimostrato che abbiamo imprenditori capaci e per imprenditori capaci devono essere anche istituti di credito capaci di soddisfarli. Sulla pandemia si è detto tutto, ma sulla pandemia va sottolineato un aspetto che io conosco anche personalmente. Siete stati veramente vicini, vicinissimi alle aziende, erogando il famoso prestito in tempi brevissimi. Insomma, credo che quello abbia fatto molto la differenza e abbia fatto capire molto qual era lo spirito e qual era l'attenzione e qual era l'obiettivo: tenere comunque viva la comunità. Esattamente, questo comunque adesso va fatto a tutte le banche di credito cooperativo che si sono contraddistinte per il modo di fare banca e tutte insieme abbiamo dimostrato che il nostro essere, il nostro modo di vivere i territori è proprio questo, cioè capaci di vivere il momento e soprattutto di venire incontro alle esigenze in questo caso delle imprese, ma non dimentichiamo anche i cittadini, perché i medici in prima fila, gli infermieri lo stesso, veramente dobbiamo fargli un monumento, ma anche noi come istituti di credito abbiamo avuto veramente un ruolo importante nell'uscire e siamo usciti tutti bene, rafforzati con dei muscoli che adesso ci fanno ben sperare per i prossimi anni economici. Tra le tante cose che affiancate, che seguite, non poteva essere diversamente quest'anno Pesaro 2024, capitale italiana della cultura, vi vede assolutamente protagonisti. Siamo all'interno della Vitrifrigo Arena, che è un po' anche un altro bel riferimento per quanto riguarda tutto quello che si sta muovendo a Pesaro, ma siete presenti quasi dappertutto, perlomeno dappertutto per quanto riguarda le manifestazioni. Qual è il sentimento della banca nei confronti di questa grande conquista di questo anno così importante per la città? Allora, innanzitutto voglio fare i complimenti all'amministrazione che è stata in grado di acquisire, di portare a Pesaro questo evento così particolare, no? Città della Cultura Pesaro 2024. Poi come banca abbiamo analizzato insieme a loro, non è così, ma analizzato nel dettaglio quale poteva essere effettivamente un contributo fattivo per la realizzazione dei momenti più importanti della città e guarda caso abbiamo sponsorizzato i quartieri. I quartieri sono, no, il nostro... è la parte più importante della nostra comunità, no, sul pesarese, quartieri importanti, quartieri storici, ognuno con una sua storia, una sua cultura e ognuno capace di esprimere una realtà particolare e specifica di Pesaro e questo Banca di Pesaro non poteva dimenticarselo, no? Poi non è importante il contributo, l'importo, ma qui è proprio la partecipazione ed essere uno di loro ed essere poi chiamati in causa anche nella definire la realizzazione di quello che vogliono fare. Questa è stata una bella soddisfazione, perché noi di solito siamo sempre i numeri, bilanci come questo di questa sera e quant'altro, invece qui noi ci siamo sentiti veramente una parte attiva nella realizzazione di un qualcosa così importante che penso che
ognuno di noi se lo deve portare dentro i nostri cuori, come si dice. Alle nostre spalle è già partita la cena, il momento conviviale, il galà del socio, come l'avete chiamato e come state portando avanti negli anni. È un momento importante anche quello, quasi diciamo a sottolineare, come posso dire, il buon risultato del bilancio, il buon risultato di un anno. Una bella cena non guasta mai. No, poi scusa, quello che ci offre il territorio nostro, i ristoranti nostri, è impossibile sbagliare, no? Abbiamo veramente dei ristoratori, tu poi so che sei anche un esperto, hai fatto una manifestazione che secondo me va ripetuta, perché bisogna darti atto che sei stato veramente in gamba. Però ritornando alla cena, ci vuole, dai, ci vuole, dopo un po' di tensione, tanto c'è la tensione, l'assemblea, i risultati, i bilanci, ci deve essere molto la sobrietà anche nell'esprimere, nel riportare questo risultato che è veramente eccezionale. Al di là dell'utile, ma ci sono tutti una serie di indicatori che fanno veramente ben sperare per il futuro. E la cena adesso è un momento, dai, di relax, di spensieratezza, e qualche sorpresa non manca mai. Diamo l'ultimo buon segnale ai telespettatori di Rossini TV. La banca sta bene, la società in generale come sta? La società invece è qualcosina ancora, qualche problema si comincia a intravedere, soprattutto questo momento del rialzo dei tassi interbancari così alti, qualche criticità la portano all'interno sia delle famiglie che delle imprese. Però considero questo qui un momento transitorio, perché poi tutte le politiche che stanno mettendo in campo fanno sì che noi usciremo ancora una volta alla grande. Siamo con Germana Giombini, professoressa di economia all'Università degli Studi Carlo Bo di Urbino. Perché abbiamo pensato che fosse opportuno parlare con lei? Perché c'è una collaborazione importante tra BCC Banca Pesaro e l'Università di Urbino. In cosa consiste questa collaborazione? La collaborazione con la BCC Banca di Pesaro va avanti da qualche anno. Banca di Pesaro è molto sensibile ai temi della ricerca e da alcuni anni sta finanziando anche progetti di ricerca in area economica, di cui anche io sono responsabile, e ora è partner in un progetto di educazione finanziaria rivolto alle imprenditrici e imprenditori del territorio. È un progetto che nasce da interessi di didattica, di ricerca e di terza missione, che fanno capo non solo a me ma a un gruppo di professoresse e professori di Urbino, e abbiamo trovato con BCC una ottima collaborazione. Infatti abbiamo avviato un percorso di educazione finanziaria che è partito all'inizio di aprile e terminerà a fine maggio. Sono 8 lezioni, ogni lezione è tenuta da un docente diverso dell'Università di Urbino, della Scuola di Economia, e stiamo affrontando varie tematiche. Io ho aperto il corso quindi parlando di che cosa si intende per educazione finanziaria, quali sono i concetti base e perché è importante per l'impresa che avere una dirigenza che sappia, che conosca i concetti finanziari, e poi sono andati avanti i miei colleghi con l'importanza del bilancio, l'importanza di fonti interne e esterne, fino a parlare di finanza sostenibile nell'ultima lezione che si è tenuta. Ora il corso andrà avanti. Il 9 maggio abbiamo un convegno a Urbino, la mattina del 9 maggio, a cui abbiamo invitato tutti i partecipanti al corso, che sono oltre 50, in cui a questo convegno parteciperà il professor Masciandaro, che è il presidente del comitato Edufin, il comitato responsabile per la programmazione educazione finanziaria sul territorio italiano. Capita anche a me ogni tanto di essere dall'altra parte del podio o comunque della cattedra, e allora la curiosità e la domanda che faccio è questa: come sono? Come sono gli allievi? Come sono gli imprenditori locali? Devo dire che siamo tutti noi docenti che per ora abbiamo interagito, siamo rimasti tutti molto soddisfatti. È complicato anche per noi insegnare ad imprenditrici e imprenditori, perché comunque hanno domande anche molto precise, quindi hanno osservazioni precise, sono puntuali, ma sono veramente curiosi, partecipi, e questo l'ho riscontrato io nella prima lezione, ma anche le colleghe che poi hanno fatto lezione dopo di me. Quindi noi siamo soddisfatti per ora. Continua la serata nell'atmosfera delle grandi occasioni in questa giornata così importante per BCC Banca Pesaro. Ce la siamo fatta raccontare dal direttore, dal presidente, dai protagonisti, per i telespettatori di Rossini TV.